Amici di Fano TV, bentrovati. Per lo speciale di oggi siamo in Ancona perché tra poco nella sala giunta del centro direzionale di Confartigianato si terrà la 16ª edizione dedicata alla scuola di imprenditori e alla nuova scuola imprenditori Young. Grazie a Confartigianato Imprese, Ancona Pesaro Urbino, grazie alla Camera di Commercio delle Marche e DIMA, Dipartimento Management dell'Università Politecnica delle Marche. Andiamo subito a conoscere i protagonisti. Riparte anche quest'anno la scuola dedicata agli imprenditori, 16ª edizione con una novità, anche la scuola per giovani imprenditori. Possiamo scindere le due cose, possiamo presentarle al nostro pubblico? Ne parliamo con il presidente Sabatini. Sì, quest'anno puntiamo ancora come Confartigianato alla formazione dell'impresa, alla formazione dell'imprenditore. È stato inserito questo percorso per i giovani imprenditori, per i casi di passaggio generazionale e anche per gli aspiranti imprenditori, perché crediamo sempre più che la formazione sia fondamentale, non solo per chi già fa impresa, perché ha bisogno comunque di acquisire competenze in maniera continua, ma soprattutto per chi pensa di poter fare impresa o per chi vuole avventurarsi nel mondo dell'imprenditoria. Secondo noi non esiste più il fare impresa, soprattutto a piccoli livelli, se non c'è un'adeguata preparazione, un'adeguata conoscenza di quelli che sono i percorsi, di quelle che sono le difficoltà, di quelle che sono anche le grandissime possibilità comunque per intraprendere un'attività in proprio. Quindi riprendono questi corsi online dedicati agli imprenditori, anche quest'anno tutto gratuito. Sì, è tutto gratuito naturalmente, il percorso anche quest'anno, tutta la formazione sarà online. Ringraziamo come sempre l'Università per tutto il supporto che ci dà in questo campo della formazione e ovviamente la nostra associazione è a disposizione per tutto quello che può servire per aiutare l'imprenditore veramente per superare quelle che sono le difficoltà in questo momento, adeguandoci a quelle che sono le prescrizioni e le possibilità per poter operare comunque. Tra l'altro questa piattaforma sulla quale poi potremo seguire non solo la conferenza odierna sarà utile agli imprenditori che seguiranno i corsi, ma viene messa a disposizione anche alle aziende per i loro meeting, visto il periodo. Certamente, questo è un servizio che facciamo, che è stato inaugurato già da un po' di tempo con il Digital Innovation Hub, con il nostro laboratorio digitale, e in questo modo pensiamo di poter dare un supporto alle imprese appunto che possono aver bisogno anche di organizzare questi incontri a distanza, perché tra l'altro la nostra scuola per imprenditori è già da 2 anni che è incentrata sull'evoluzione digitale e sulle possibilità del digitale, e ovviamente questi sono strumenti che dobbiamo mettere a disposizione delle imprese più piccole, che sempre più le usano, e diciamo che è una grande possibilità poi per la piccola impresa usare il digitale, proprio per il fatto che non ci sono più confini territoriali, non ci sono più limiti territoriali, e anche la piccola impresa, sfruttando bene questi strumenti, può riuscire a presentarsi e di presentare i propri prodotti a qualunque parte nel mondo, a qualunque cliente in qualunque angolo del mondo. L'Academy come strumento aggiuntivo per ripartire, per rilanciare quindi le imprese, perché è così importante la formazione? Beh, viviamo un contesto economico estremamente complesso e delicato. Proprio ieri l'Istat evidenzia che il 45% delle nostre imprese è a rischio strutturale, e quindi la missione di Confartigianato oggi più di ieri è quella di cercare di far lavorare le nostre imprese. Di fatto è a rischio l'articolo 4 della Costituzione, il diritto del lavoro. Noi crediamo che i nostri imprenditori debbano lavorare nel rispetto delle regole, perché non sono i nostri imprenditori quelli che creano virus, propagano il virus, anzi adattando protocolli di importanza assoluta riusciamo a limitare. Credo che le imprese debbano lavorare in un contesto competitivo estremamente mutato, dove oggi più di ieri è indispensabile avere una visione positiva del futuro. Auspichiamo che il tema dei vaccini sia un tema che riesca in tempi brevi a permetterci di ritornare a una vita normale e a permettere ai nostri imprenditori di lavorare. Del tutto evidente che non è la responsabilità dei nostri imprenditori se dopo un anno ancora siamo in una situazione di questo genere. I nostri imprenditori diligentemente si stanno impegnando a resistere.
nella speranza di arrivare, come si spera, entro fine aprile e maggio in una ripresa economica del lavoro almeno, crediamo che sia indispensabile oggi dotarsi di nuove competenze. Una visione, il Covid di fatto ha modificato il mondo del lavoro e quindi ripartiamo con la scuola per imprenditori, la 16ª edizione, proprio con l'obiettivo di dotare i nostri imprenditori di nuove competenze e nuovi strumenti nel momento in cui si potrà ripartire per affrontare il mercato economico che è fortemente mutato. Alcuni settori, specialmente nei servizi, nel commercio, ma anche l'artigianato e in parte l'industria, stanno vivendo una forte accelerazione. Quindi oggi abbiamo l'onore di riproporre, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e l'Università Politecnica delle Marche, un percorso di conoscenza di nuovi strumenti indispensabili oggi per fronteggiare la crisi. È del tutto evidente che noi lavoriamo affinché ci sia un anno bianco della tassazione, affinché ci sia una moratoria sul credito, però le imprese devono iniziare a affrontare anche magari la gestione del debito bancario contratto in questi anni per resistere a questa situazione economica. E quindi è per questo indispensabile oggi far partecipare i nostri imprenditori per aiutarli a resistere a un contesto competitivo così fortemente mutato. Siamo con il rettore dell'Università Politecnica delle Marche. Dottor Gregori, anche quest'anno si riparte, ripartono questi corsi importanti. Il tema principale è la resilienza, poi in tutte le sue sfumature. Uno dei temi che verranno toccati saranno appunto gli effetti economico-finanziari del Covid. E poi quali altre tematiche inerenti? Proviamo a contestualizzare il corso. 16 anni significa un'attenzione continuativa con un focus sulle micro e piccole imprese che rappresentano l'ossatura non solo economica ma anche sociale del nostro sistema regionale. Questo focus diventa sempre più importante in una fase in cui nelle Marche dal 2008 al 2020 si è perso circa il 18% di prodotto interno lordo. D'altronde, prima la crisi del 2008, poi abbiamo avuto il sisma e quindi la pandemia. Ecco, questo insieme di eventi ha determinato questi risultati, per cui le imprese che rimangono devono essere sempre più dotate di strumenti e di possibilità per affrontare i mercati. L'obiettivo di questi corsi è proprio questo, cioè quello di creare un legame tra l'università, tra le conoscenze e evidenziare quelli che sono i nuovi strumenti per affrontare i mercati. Penso solo al digitale, quindi non solo gli aspetti economico-finanziari a cui faceva riferimento, ma tutto il tema del digitale che può essere utilizzato non soltanto nell'attività commerciale, ma anche in quella della riorganizzazione interna, delle procedure, quindi un utilizzo esteso. L'importante in quel caso è comprendere che il digitale non è uno strumento, ma si inserisce in una strategia aziendale. Molto spesso è stato quasi sommato e non invece integrato o addirittura si è pensato a una strategia digitale. Ecco, questo credo che sia un altro passaggio fondamentale. E poi c'è il tema delle competenze. Perché? Perché l'evoluzione tecnologica è talmente forte che bisogna continuamente dare formazione. E il fatto che sono 16 anni che operiamo con queste imprese sta a significare quanto questo sia stato utile. Siamo con la dottoressa Maria Serena Chiucchi, allora bentrovata. Parliamo del DIMA perché è stato qualificato come Dipartimento d'Eccellenza. Le chiedo quali sono le strategie di mercato, le strategie d'eccellenza che andremo a suggerire ai futuri imprenditori. Sì, grazie. Il Dipartimento di Management, come ha detto, è stato qualificato dal Ministero come Dipartimento di Eccellenza proprio con un progetto sugli intangibles. Che cosa si intende per intangibles? Per intangibles intendiamo il capitale umano, l'organizzativo e il relazionale. Perché dico questo? Perché è proprio su questi elementi che insisterà il corso che viene appunto sviluppato. Perché è molto importante incrementare, migliorare le competenze di quelli che sono i dipendenti, ma soprattutto della governance di una
di un'impresa, e quindi le competenze dei nostri imprenditori, anche proprio in un'ottica di mercato. Cioè non basta più oggi semplicemente l'intuito, ma bisogna avere proprio degli strumenti per poter scaricare a terra questo intuito, per cogliere le opportunità e anche crearle. E quindi, come diceva precedentemente il Rettore, tutto l'aspetto per esempio del capitale strutturale, quindi la digitalizzazione, ma anche tutte quelle che sono le relazioni con il mercato da poter cogliere prontamente, anche proprio quelli che sono gli attuali strumenti. E un'altra parola chiave che è molto importante e che viene abbracciata da questo corso, che è la sostenibilità, dove appunto per sostenibilità non intendiamo solamente quella ambientale, perché questo sarebbe fuorviante se intendessimo solamente quell'ambientale. Cioè quello che si pone il corso è proprio quello di creare degli imprenditori che abbiano delle imprese che abbiano delle solide radici, quindi capaci di creare sostenibilità economica, quindi valore attuale e futuro, sostenibilità sociale, che vuol dire proprio benessere per i propri dipendenti ma automaticamente per tutto il territorio circostante, e rispetto dell'ambiente. In questo senso questa parola sostenibilità, che è molto in voga, viene proprio scaricata a terra all'interno di tutto il corso e di un percorso appunto che dota gli imprenditori di questi strumenti per creare delle imprese che siano veramente sostenibili nel lungo termine. Andiamo ora a capire come sono strutturati questi corsi, che cosa propongono, la durata e soprattutto se alla fine di questi viene rilasciato un attestato. Assolutamente sì. Questa viene un po' chiamata la Business School delle Marche, è la 16ª edizione della Scuola Imprenditori, e abbiamo formato tantissimi imprenditori in questi 16 anni, perché quest'anno è la 16ª edizione. Ovviamente l'attestato richiede di poter dimostrare di aver partecipato almeno all'80% delle lezioni, quindi noi chiederemo a tutti i partecipanti di sottoscrivere il nostro regolamento in cui si impegneranno a partecipare alle lezioni. Siccome sono imprenditori, ci può essere una situazione in cui una volta uno può assentarsi, e quindi tutti quelli che parteciperanno almeno l'80% delle lezioni sarà dato l'attestato. Attestato considerato prestigioso. L'anno scorso, purtroppo con il Covid, per la prima volta, mentre negli altri anni facevamo un evento in presenza, abbiamo fatto con una specie di omaggio simpatico appunto per i partecipanti, in cui abbiamo creato appunto un post digitale con le foto, con gli attestati di tutti i partecipanti, e quindi le sorprese non mancheranno per premiare appunto tutti quelli che parteciperanno con assidua frequenza. Però vediamo che questo succede sempre, perché poi argomenti quest'anno più che mai sono proprio necessari alle imprese per poter competere e per trovare delle risposte da utilizzare nella loro quotidianità imprenditoriale, sia per imprenditori esistenti, quindi parteciperanno alla scuola per imprenditori, che appunto è una scuola finalizzata a dare risposte pratiche con i 3 macro moduli alle problematiche del momento, quindi come trovo i soldi, come accedo al credito, alla liquidità, cosa vogliono le banche per finanziarmi, ma non è che posso parlare direttamente con le banche, e quindi inviteremo anche banche, consorzi e fidi regionali e soprattutto imprenditori che porteranno i loro case history. Un'altra tematica importante del secondo macro modulo è quella di come prendo decisioni in questo momento, quindi analizzo i dati, sulla base dei dati del mio caso specifico aziendale poi prendo le decisioni per il mio caso specifico aziendale. Però ci sono delle tecniche che chiaramente molte imprese non conoscono, e quindi proporremo anche questo argomento, che nelle grandi aziende da anni si utilizza, ma magari nelle micro piccole imprese, diciamo, può essere una cosa nuova da approcciare nel modo giusto. Quindi le faremo un percorso pratico collocato nel contesto della micro piccola impresa, cosa che in commercio attualmente non si trova sul mercato, anche della formazione. Il terzo percorso è quello per innovare, cioè le imprese che hanno innovato verso la digitalizzazione nel 2020 tutto sommato hanno resistito bene alla crisi del Covid. Adesso c'è anche la possibilità di andare verso la green economy, quindi di farsi, chiamiamola, un'anima green, ma soprattutto anche un discorso di sostenibilità e di economia circolare, dove vogliamo spiegare alle varie tipologie di settori d'attività
cosa significa digitalizzare o cosa significa andare verso un percorso green nel proprio contesto del suo settore d'attività. E quindi questo sarà il terzo macro modulo. Questi macro moduli sono lezioni che dureranno, ogni lezione durerà 2 ore, e ovviamente per venire incontro agli imprenditori che lavorano le facciamo partire tutte dalle 18.30 fino alle 20.30, in modo che tutti possano organizzarsi. Addirittura abbiamo fatto in modo che in determinati periodi abbastanza importanti dal punto di vista lavorativo abbiamo creato delle interruzioni dei percorsi proprio per permettere alle imprese di lavorare. Quest'anno, siccome ci sono alcune imprese che hanno bisogno di investire in queste competenze, perché magari sono state chiuse come quelle del benessere alla persona o come quelle della ristorazione, abbiamo addirittura cambiato il giorno dove normalmente facciamo questa lezione per usare quello dove solitamente queste imprese addirittura non lavorano e quindi possono partecipare anche loro. L'altro percorso invece chiamiamo Scuola Imprenditori Young, in realtà non è solo per i giovani come il nome può far pensare, ma è anche per i meno giovani che stanno pensando di aprire un'attività o hanno appena aperto un'attività, e quindi ci rendiamo conto che hanno bisogno di competenze trasversali, tipo imparare cosa significa fare la programmazione, cosa significa il marketing, cosa significa la comunicazione, cosa significa gestire il personale, cosa significa appunto anche la pianificazione finanziaria, l'accesso al credito. E quindi anche a questi neoimprenditori che pensano, stanno per aprire, vorrebbero aprire un'attività o hanno appena aperto, vogliamo dargli quelle competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli, in modo che chi è già aperto magari con quelle informazioni riesce ad avere, diciamo, delle idee su come essere più competitivo. Chi è indeciso se aprire o no, grazie a queste competenze poi si può rendere conto se lui può essere in grado o ci sono le condizioni per aprire, o se queste condizioni non ci sono, ma almeno evitiamo danni inutili. E quindi questo è l'obiettivo, e come risposta con Fartigianato, sia per aiutare le aziende che ci sono, dobbiamo tenercele ben care, dobbiamo capire tutte l'importanza delle micro e piccole imprese che ci stanno mantenendo a tutti noi del territorio, perché le grandi imprese vediamo quello che sta succedendo, e al tempo stesso non dobbiamo permettere a tutti i giovani di aprire indiscriminatamente un'attività che poi non sono in grado di portare avanti se prima non gli diamo le competenze, quindi il know-how per poterlo fare. Il nostro appuntamento termina qua, vi ringraziamo per l'attenzione e continuate a seguirci naturalmente su Fano TV.